Ciao, qui Mirko Casagrande al microfono di Allova Australia con una nuova puntata del podcast. Oggi il titolo dell'articolo è A volte le agenzie interinali fanno la differenza. L'articolo è inviato da Alice che è arrivata da poco a Brisbane e visto che trovare lavoro con un working holiday visa non è affatto facile, ci segnala la sua esperienza con un'agenzia interinale di reclutamento che a lei e al suo compagno hanno salvato la vita. Vi leggo testualmente cosa ci dice Alice. Ciao, sono arrivata a Brisbane 2 mesi fa, con tanti sogni nella valigia, come la maggior parte degli italiani che si stanno trasferendo qui. In Italia lavoravo in un'agenzia di comunicazione, quindi pensavo di trovare un'occupazione simile anche qui. Vi assicuro che ho inviato qualcosa come 400 curriculum, e la domanda è sempre stata la stessa. Che visto hai? A cui è seguita sempre la solita risposta. Mi dispiace, ma non accettiamo persone con un visto working holiday visa. A quel punto ho iniziato a girare tutta la città, lasciando curriculum in bar, ristoranti e negozi. Ma nulla. Sono ancora alla ricerca, ma non mollo. Qui ora inizia il periodo natalizio e mi hanno detto che da qui a gennaio ci saranno diverse opportunità per lavori casual, cioè temporanei, dove accettano anche persone con il working holiday visa. Un'altra cosa importante. Io parlo inglese molto bene. Prima di arrivare qui ho vissuto a Londra per un anno. Ma vi assicuro che capire e interagire con gli australiani non è affatto facile. Quindi vi consiglio un corso accelerato di inglese prima di partire. Meglio se con un madrelingua australiano. Al mio ragazzo invece è successa la cosa inversa. A soli 2 giorni dal nostro arrivo ha iniziato a lavorare. Tutto grazie ad un'agenzia interinale che si chiama People Resourcing e che potete trovare all'indirizzo internet www.peoplr.com.au. Si occupano di reclutamento nei settori delle costruzioni, ingegneria e miniere. Quindi, ragazze, non fa per noi, ma per tutti i ragazzi in ascolto vi consiglio di andare in questa agenzia. Sono molto professionali e hanno un sacco di lavoro da offrire per chi non ha paura di fare lavori fisici. Inoltre pagano molto bene, siamo sui $750 a settimana. Il mio ragazzo si trova benissimo. I ragazzi dell'agenzia con cui dialoga sono giovani e sempre disponibili. E più di una volta si sono preoccupati di darci una mano in altre piccole cose che non avevano nulla a che fare con il loro lavoro. L'agenzia ha sedi a Brisbane, Gladstone e Newcastle. Questa è la mia esperienza per quanto riguarda Brisbane, a 2 mesi dall'arrivo. Onestamente, credo che in altre città come Sydney e Melbourne sia più facile trovare lavori nell'hospitality. C'è sicuramente più offerta e concorrenza. Posso però dire che a Brisbane si vive veramente bene. C'è una qualità della vita altissima, servizi pubblici che in Italia ci sogniamo e veramente tanta solidarietà tra le persone. Grazie Alice per la tua testimonianza e l'articolo. Un saluto a tutti voi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao da Mirko.